Salve onorevoli, rieccoci qui su The Witcher 3 Wild Hunt. Come sempre io sono Arx di Cormoris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con varie missioni sull'isoletta, ora è qui presente, e direi che sia più che arrivato il momento di andare a finire la missione Un Corno Prezioso, di quel famoso corno con il diario che trovammo tempo addietro. Quindi ora più che mai andiamo a vedere cosa dice il diario, nonostante la parte 2. Ok, io Kjar, figlio di Knut, mi sono disonorato ben due volte, la prima fuggendo dal campo di battaglia per paura di morire. Lo scudo che ho abbandonato in quell'occasione giace ancora in fondo a quella palude, dove resterà fino al Ragnarok. È perenne ricordo della mia codardia. La seconda, quando Orn Bitisla mi ha convinto ad aiutarlo a rubare il corno, ma non ho... il corno di Holger, ma non era... Orn credeva che l'avrei venduto a dei contrabbandieri, ma non intendo farlo. Preferisco morire piuttosto che diventare un ladro e un bandito. L'unico modo che ho per recuperare il mio onore è riportare il corno al suo posto nella sua dimora ancestrale. Mathios, che è stato incaricato da Holger di recuperare il corno, proviene da questa zona e penso che verrà dalla sua famiglia in occasione dell'equinozio. Allora potrò rendergli il corno rubato e chiedere di parlare in mio favore allo Jarl. Questa è la mia unica speranza. Ok... Quindi parla, porta il corno rubato a Matti. Quindi magari dovevamo semplicemente portare il corno rubato e abbiamo finito la missione. Sarebbe più che possibile, eh? Sarebbe totalmente possibile come roba. Rieccoci qui, quindi parliamo con il nostro amicone, vediamo cosa ci dice. Ho recuperato il tuo corno. Got back your stolen horn and I killed the thieves. Shame that. They weren't evil men. Beh, mi hanno attaccato. Give me a choice. Where's my reward? Take it. And next time, slay some damn monsters. Ragazzo, mi hanno detto uccidi e ho ucciso. Cioè, mi hanno detto uccidi. Mi hanno provato ad attaccarmi e sono stato costretto a ucciderli. Che vuoi da me? Tra l'altro, 20 corone, ficcatele su per il culo. Andiamo, andiamo. A questo punto direi di andare a fare il contratto strana bestia e dobbiamo parlare con l'anziano di Lavik. Vecchio mio, cosa hai da dirci di interessante? You're a watcher. I see in right. Greetings. Saw your notice. Huh. And they said, where you hang on that, ain't no one else gonna hunt that beast. But I showed him. Ok, di che tipo di bestia stiamo parlando? Any idea what kind of beast this is? Oh, you hear all sorts of things. The wenches clean the nets, blather about costchays and manticores. But I reckon that's hogwash. We'd seek the counsel of Freya's priestesses, we would. But how can we when we can't get to the shrine? And nobody's gotten a glimpse of the beast? From a distance, even? Oh, they have. Right close. Closer than boot and strap. Soon after, their blood spattered the underbrush. Near from the start, no ordinary man could handle the beast. But Svera insisted, mustered a crew, and... Only four came back. The rest massacred east of the village. So, will you help? Quindi dovrò andare a parlare con sti stronzi. Prima di tutto parliamo della ricompensa. Let's talk about my reward. You want to bargain? How would you count it? Height and hands at the withers, or...? By species. Drowner's less than a cockatrice. Uh-huh. But we've no notion what prowls the high road. What do you say you cut it down and then we'll talk? No. We pre-agree a price. Define a bonus for unforeseen risks. So, how much... Già non mi piace, lo vedo già troppo avaro lo stronzo, non mi piace. Come sempre, 600, tassa fissa. Have it your way. It's your neck on the line. 600, tassa fissa, come sempre. Mi occuperò del mostro. I'll tend to the monster. Not your first, that's clear enough. Not like our lads. Heads full of fire, but not a morsel of thought between them. The four survivors, where'll I find them? Aim to talk to Sphere. Maybe it ain't a bad idea. They're sitting over there by that hut. Ok. Comunque non credo sia nulla di difficile, anzi credo che sia molto più semplice di quello che si possa credere.
Quindi, vecchi ragazzi miei. Parlo uno con l'altro, credo sia uguale. Ask this Witcher. He'll tell you monsters don't set traps. What's the issue? Ye or anyone ever heard of a beast setting a wagon in the road, then waiting in ambush? They're too playing dumb for that, damn it. Dumb or no, they tore a few of our lads to shreds, and we ran like rats. They deserve to be buried. Davvero pensavate di affrontare un mostro? Really thought you could take on this monster on your own? We had to try. If we didn't, who would? Geralt proprio fierissimo col pollice. Witcher stopping in every week. Raccontami cosa è successo. Willing to talk about it? Tell me what happened. Ask away. Che aspetto aveva la bestia, più importante? Remember what the monster looked like? It were dark. Casper thought he saw something, but... Cause I did. It was huge. Its maw all blood smeared. Bugger gutted Ungi with one claw, near spliced him in two. E allora dove vi ha attaccato? Non sono molto utili come formazione. Tell me where. Short way from here, along the road to Lofoten. Saw a wagon crosswise the road near the woods. We barely got to it when something came rushing through the underbrush, and whoosh, blood spurted in my eyes. I wiped it away, looked, saw Einar lying dead. Hmm, interesting. Thanks. For what? L'unica cosa che abbiamo capito è che ha gli artigli ed è molto veloce. Il fatto che tenda le imboscate pure a me mi sembra un po' strano. Reputerei più probabile e plausibile che semplicemente sia passato un mercante e abbia squartato pure il mercante e quindi si sia trovato nella situazione dove... Ma perché poi questi qui parlano di corsa? Non mi ricordo nemmeno se ho fatto qui una corsa. Ad ogni modo, molto probabilmente sarà stata una cosa più contenuta. Magari un mercante è passato, l'ha ucciso e ha lasciato lì il carro e loro poi sono abboccati in questa sorta di trappola. Ok, andiamo a vedere i cadaveri. Something really did tear him to pieces. Già in tanti pezzi. Looks like blood, but red clay. Argilla rossa. Un golem, mi sembra strano. Not much left. Beast must have dragged the shredded body to the woods. Creature leading the Neckers is sentient, gotta be. Capable of setting primitive traps at least. Quindi c'è un capo dei Necker. È strano. Ugubman, questo sono curioso di vederlo. È un orco, chiaramente. Sembra un Necker più evoluto. In genere il Necker è debole e pauroso. Perciò attacca soltanto in gruppo e quando il nemico è in netta inferiorità numerica. Tuttavia possono esistere Necker che spiccano sugli altri per forza e astuzia, e per questo motivo vengono chiamati Necker guerrieri, anche se il nome è fuorviante. I guerrieri combattono con onore faccia a faccia, mentre queste bestie non sono altro che sicari nascosti nell'ombra per colpire il nemico alla schiena a sorpresa, non appena mostra un punto debole. Per fortuna, con gli altri Necker, anche i Necker guerrieri sono vulnerabili ai segni. I loro corpi si possono... Va bene. Si possono... parare e non è difficile contrattaccare. I loro corpi si può... I colpi. Porco giura. Vabbè, quindi è semplicemente una caccia ai Necker. Tutto qua. Seriamente. Vabbè, si portano anche nella grotta qua vicino. Un buon posto per il loro nest. Oh. Andiamo. E che cazzo che è? In realtà non dovevi proprio buttarti a pesce morto vicino. Non ce la fa Geralt proprio. Oh, se non si brucia non è pragmaticamente contento. Poi dobbiamo pure muoverci prima che i fumi riescano di nuovo. Seems the Neckers have developed an immunity to the toxin. Now the poison protects their nest. Clever. Ma più che altro come hanno fatto a sviluppare una resistenza al tossino? The main nest. Ok, visto che ci siamo, non li reputo difficili da uccidere, come avete visto sono anche di livello basso, però ehi, mai dire mai. Ok.
Credo che usciranno tipo a ondate. Ok. Scena. Magari chissà riesce pure a parlare il Necker. No, ma non credo, sarà più che altro un'intelligenza primitiva. Guess I got company. Hai preso la spada sbagliata. Ah no, è d'argento. Ah, allora sì. Ragazzo, sei imbarazzante quanto debole. Ok, no. How long you gonna make me wait? Dai, volevo colpirli tutti con igni. Ok. Di nuovo. Di nuovo lo scatto assurdo, perché di nuovo. Ok. Addio a te. Esci di nuovo, so che stai per uscire. Un rido codardo di merda. Quindi per quello sono stati molto veloci. Oh, andiamo, un'altra ondata. Dicevo, per quello sono stati molto veloci. Semplicemente si organizzavano in colpi precisi. Ok. Seriamente. Tra l'altro qui abbiamo fatto veramente un tappeto di morte. Puoi uscire in maniera definitiva, grazie. Oh, bravo che sei. Ok. Tra l'altro non so perché è soddisfacente uccidere i Necker, perché danno, sono sempre in gruppo, sono facili da uccidere. Ah, ora c'è la parte con la Miracle Blade. Tra tutte le teste non immaginavo di avere una testa per un semplice Necker. Ad ogni modo è soddisfacente, perché la cosa bella è che una volta che li ammazzate sono tutti lì seduti, stesi, belli, in massa, vicino, e vi lascia una quantità di loot considerevole, certo inutile. Però il fatto che non pesa nulla, sono tutti materiali, quindi bene o male prima o poi potrebbero sempre servire, comunque li rende utili e credo che tutti comunque tenderanno a raccoglierli. Ed è comunque una cosa proprio bella e divertente per questo motivo. Nel mentre, perché no, una bella giocata a carte col solito fabbro, cioè col solito, col fabbro del villaggio, me la faccio volentieri. Sperando gli dei che, come tutti gli altri fabbri delle Skellig, non sia tipo ultra iper forte. Ti prego dammi le spie. Ti prego dammi le spie. Non mi dai le spie, beh? La balista già me la cambia. Abbiamo una spia un po' magro come bottino. Ma proviamo. Magari lui ci darà altre due, ci darà un'altra spia. Non si sa mai. O magari lui ci butta una spia che sarebbe comunque utile. No, niente spia, porco Giuda. Oh, andiamo, non quella spia volevo. Avevo chiesto una spia, ma non proprio quella lì. Che due coglioni. Siamo costretti a buttare Dandelion, purtroppo. Dai, dammi una spia. Che merda. Che merda. Ma sì, una carta dorata te la sacrifico. Sto un po' sottovalutando il mio nemico e questo sarebbe un attimo un problema. Però... Oh, ma vedi che quando vuoi... Quando vuoi riesci a fare gran belle cose, eh? Bravo ragazzo. Ti stavo proprio elemosinando una spia. Oh, madonna, il 7 col cazzo che te lo tolgo. Lo lascio proprio lì. E cazzo, però l'altra spia non me la vuoi proprio dare. È più forte di te. Tra l'altro ti ringrazio, ma mi stai rendendo praticamente immortale. Potrei fare lo stronzo, eh. Potrei fare tanto lo stronzo. Potrei. Potrei. Perché magari io potrei usare Ustione, mi uccido lui e lo metto nel suo campo. Comunque abbiamo 57, per me possiamo passare. Tanto dovrà buttare un boato di carte per raggiungermi.
Vabbè, comunque rimaniamo in vantaggio. Comunque hai praticamente sprecato e sperperato tutto ciò che avevi a disposizione. Va bene. Diciamo va bene. Avevo un cioè comunque i fabbri fanno paura, eh. Fanno veramente paura i fabbri. Oh, grazie per Dijkstra. Due carte, due carte. Sai che non sarebbe male per recuperare le carte che un po' abbiamo perso? Gli do questo. Ok. E mi va bene che me lo rimetti, ti dico. Paradossalmente mi va bene che me lo rimetti. E mi ributti lui. Shbam. Un bello shbam come si deve, signori. Sono proprio curioso di vedere ora quale brillante strategia terrà sul campo. Volendo gli butto un 4 così per temporeggiare. Ora cosa evocherai? Un'altra spia. Ben chiaro. Ci tiene al vantaggio di carte lui, eh. Ci tiene tantissimo. 33. Questa sarebbe niente male. Praticamente lui non ha più carte ustione, quindi non dovrebbe fare questo grandissimo danno. Che cazzo altro mi riprendi in vita? Ah. Comunque rimango in assoluto vantaggio. Ora quale brillante strategia metterà in campo? Non l'avevo calcolato. Sapete che forse è più pericoloso di quello che sembra? Più che altro perché ora vince lui a tavolino, perché ha molte più carte delle nostre. Veramente molte più carte. Quindi in questo caso è il momento che iniziamo un po' a fiaccarlo. Ok, bravo, hai letto, complimenti. Vediamo se si arrende. Dobbiamo farlo arrendere ad ogni costo, è l'unica maniera. Porca troia. Guarda cosa ci sta costringendo a fare, perché lui giustamente gioca sul vantaggio di carte. Gli tolgo l'amichetta. Purtroppo dobbiamo aspettare che lui passa. Continuiamo. E ancora qua 5 carte. Che cazzo se ne frega. Oh, bravo ragazzo. Bravo tra molte parentesi. Non è che andiamo molto lontano con queste due carte. Ma vogliamo sperare che ha carte di merda, insomma. È l'unica veramente speranza che abbiamo. Continuiamo proprio. Temporeggiamo al massimo. Ok. Ti prego, fa che ha 3 carte, 4 carte di merda. Fa che ha 4 carte di merda. 4 carte di merda, te ne prego. È l'unica. Abbiamo pure mezza sprecata, ma non abbiamo possibilità di reagire. Dimmi che non ce la fa. No, invece ce la fa, è come ad aprirci il culo. No, invece, succhia, all'ultimo si vince. All'ultimo, fottiti, puttanella. Che bella botta di quello che abbiamo avuto. Cazzo, io poi lo ripeto, i fabbri sono di una forza immane, veramente. Cioè, mi hai dato solo i soldi, nemmeno una carta. Ma vattene a fanculo, dai. Ma ora, parliamo col vecchietto e prendiamoci la nostra ricompensa. Ti ho già aiutato, demente. Killed the beast that was troubling you. Merciful Freya, Horson's finally dead. Now, tell us, was it a tough fight?
Got any wounds need dressing? No. No, I'll be all right. Ah, nothing new to the likes of you. Hard work, witcherin'. All right, your reward. This here's for you. Thanks. So long. Ok, molto più semplice di quello che sembrava di fondo. Immaginavo molto peggio, essere onesti. Invece è stato molto ma molto contenuto come scontro. E perché no, signori, visto che ci troviamo, direi che ci facciamo una bella corsa. L'unico problema che a me inquieta è che vedo lì che mi ha tipo sbloccato una missione, ma siamo nel bel mezzo della foresta, tipo. Quindi non so oggettivamente cosa aspettarmi. Ad ogni modo, facciamo un salvataggio e direi che ci facciamo una bella corsa, ma credo che del resto che questa sia l'ultima. Ma dov'è il liberatore? Ah, eccolo. To be perfectly honest, I did not think you'd win even one race, yet here you've gone and won three. Well, you've earned the right to ride in the great race, but do you think you're ready for it? Beh, direi di sì. I was born ready. Let's start this. Careful. It's a great honor and a great danger. Madonna. The time has come for the great race. Riding for glory of Freya will be Geralt of Rivia and last year's champion, Astrid the Vipress. Perché la vipera, per curiosità? No, più che... Oh, andiamo, seriamente. Vabbè, tanto ci sarà il checkpoint. Geralt, ti va di correre o vuoi fare un'allegra galoppata con la signorina, eh? Anche perché lei ha un cavallo niente male. Ha un cavallo veramente niente male. Riesce a correre veramente tanto, eh. Oddio. Quella era difficile. Chissà quale trappola ci aspetterà lungo il percorso. No, porca troia, siamo fatti. Vaffanculo. La driftata col cavallo di solito non funziona. Andiamo. Levatevi. Vaffanculo. Puttana troia, Edeva. All'ultimo, quel paesano di merda che non si levava dai coglioni. Rieccoci. E sempre che Geralt non decida all'ultimo, ecco, di fallire, siamo arrivati. Era molto più semplice. A rotta di collo, vinci tutte le corse a cavallo presenti nel gioco. E vai così, signori. E vai così. The hero's pursuit is done. Geralt of Rivia has outridden Astrid the Vipress. The White Wolf, our dark horse, has won. Lovely race. The goddess must be pleased, as should you be with your prize. Dammi qualcosa effettivamente di utile. Don't know where I'll be a year from now, but I'll try to come back. La sella Zerricania, tutto qui. Ficcatevela su per il culo, voi. È la sella Zerricania. Ad ogni modo, facciamoci un bel salvataggio prima che succedano cose eventualmente strane. Come vi dicevo, aprendo la mappa, mi segna che qui c'è un punto esclamativo, che dovrebbe essere sopra le montagne, ma credo che sia appena qua dietro. Non so nemmeno come, perché ce lo indica, cioè non siamo passati proprio vicini. Help us fulfill the old... I giuramenti fatti. Who are you? Why are you here? Could ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. Perché? Comunque potrei aiutarvi. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. Beh. When you're thinking it, makes sense. Ma poi perché siete in due? Non ho capito. All right. You lead the way, then. Ma poi porca puttana, non riuscite a ammazzare dei necker di merda? Volete uccidere dei cosi? Perdona, ma sembrate proprio da dementi quello che state facendo, lo sapete, vero? Cioè...
Aia. Ora moriranno. Io posso tenervi lontani, ragazzi. Però pure voi dovete stare lontani da quelli che esplodono. Ok. Teoricamente non dovrebbero avere grossi problemi, ma però il fatto che correte come dei assatanati non è il massimo. Però è già finita, quindi ben bene. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Ai. True. Vero, ma che cazzo ne sai? Te l'hai appena scoperto. We're grateful and will be for long. Folk are generous with gratitude, not so much with coin. Oh, hi. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Beh, è il mio lavoro, modestamente. Thanks. Farewell. Ma è stato più semplice di quello che pensassi, oggettivamente. Pensavo sarebbe stata molto più difficile, soprattutto con gli stronzoni che gli esplodeva la testa. Pensavo che avrebbero ucciso praticamente tutti i guerrieri e sarebbe stato un po' un casino. Ma almeno uno credevo che mi sarebbe morto, onestamente. Puntavo più sulla morte di uno. Ma a parte questo, signori, come vedete stiamo un po' smaltendo un paio di missioni, anche perché siamo comunque arrivati al 99esimo episodio, quindi non so, boh, una cosa mia. Preferisco che ogni numero importante di episodio, come il prossimo che sarà il 100, si faranno cose un pochino più importanti, quindi nel prossimo vedrete. Ma a parte questo, rispondendo ai commenti nello scorso episodio, partendo da Dovahkiin Slayer, hai ragione, non devo mai sottovalutare il nemico, purtroppo alle volte lo faccio, soprattutto nel Gwent, se ci fate caso. Molto simpatico il ragazzo che rutta, ma perché mi devi venire addosso e cagare il cazzo? Dicevo invece, rispondendo a Stefano, effettivamente è vero, un po' anche a Dovahkiin Slayer, abbiamo risolto il mistero della torre, che era molto ingegnoso come sistema di difensivo, concordo con Stefano, veramente ed estremamente ingegnoso. E abbiamo anche fatto la prova del guerriero, anche se su questo concordo sempre con Stefano, è stata veramente imbarazzante, di una semplicità assurda, anche perché noi siamo noi, per amor del cielo. Però credo che anche una persona normalmente lo potrebbe finire tranquillamente in due giorni, ma due giorni proprio te la prendi con comodo, no? Un giorno ti metti a zainetti in spalla, ti fai una bella arrampicata, sì, ci sono le arpie, ma su via le puoi evitare, tutto sommato, il giorno dopo ti va a fare una bella nuotata nella caverna e fine. Fatto ciò, però, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Scusate se in questi episodi, se in questi giorni sono un po' ballerino sulla pubblicazione degli episodi, ma come vedete, ora finalmente abbiamo finito Fallout e chiaramente dobbiamo proverò a riprendere il programma base, diciamo così, standard, quindi un episodio al giorno di The Witcher e poi si alterneranno altre due serie minori e quindi tutto sarà molto più rilassato. Ma come detto, ora sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.